Views bassissime. Nessuno vede quello che pubblichi. Le tue Instagram stories vengono viste solamente da tua nonna e da tua zia. Ho indovinato? Bene, sappi che è un problema più comune di quello che pensi. In questo video ti voglio dare delle strategie concrete che puoi applicare fin da subito per triplicare le visualizzazioni delle tue Instagram stories. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna, Instagram e business coach da ormai più di 4 anni. In questo video ti voglio spiegare quello che ho imparato riguardo le Instagram stories e quelli che sono le strategie, i trucchi, i metodi che ho implementato per triplicare le mie visualizzazioni in maniera strategica. E oggi le vedremo una ad una insieme, quindi se sei interessato a sapere quali sono, mi raccomando, rimani fino alla fine del video. Il primo consiglio per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram stories è quello di fare una pausa di 24 ore e c'è un motivo specifico dietro a questo semplice consiglio. L'algoritmo di Instagram funziona, diciamo, in un modo un po' particolare, se così lo possiamo dire, e anche quello delle Instagram stories è variabile ed è cambiato nel tempo, da quando appunto sono uscite le Instagram Stories all'interno della piattaforma. Quello che posso dirti è che se tu farai una pausa di 24 ore, l'algoritmo subirà una sorta di reset e, vedendo che tu hai fatto questa pausa, che lui intuirà come un non sta pubblicando perché probabilmente non ha raggiunto abbastanza copertura, quando pubblicherai la prima storia ti darà una copertura maggiore, più o meno del 25-30%, rispetto alle visualizzazioni che hai ricevuto nell'ultimo set di storie che hai pubblicato. A volte può essere anche maggiore, dipende tutto molto da quello che vai a pubblicare, e dopo nei prossimi consigli ti darò di più, ti darò più informazioni in merito. Ad ogni modo, fare una pausa di 24 ore una o due volte alla settimana è un ottimo modo per fare questa sorta di reset, di far fare questa sorta di reset all'algoritmo e di ottenere quindi più visualizzazioni nella pubblicazione successiva. Puoi usarla come strategia anche quando devi pubblicare per esempio una comunicazione molto importante, quindi se sai che lunedì devi annunciare un nuovo webinar, la vendita di un nuovo prodotto, il mio consiglio è quello di staccare completamente la domenica. Questo consentirà appunto al reset di attivarsi e avere un maggior numero di visualizzazioni la mattina del lunedì, che strategicamente parlando per te è molto importante. Se non hai quindi mai usato questa strategia della pausa delle 24 ore, ti consiglio di utilizzarla perché davvero funziona. Seconda strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram stories è quello di pubblicare delle stories che durino al massimo 15 secondi. Instagram da circa un anno e mezzo, ormai 2 anni, ha deciso di allungare la durata delle Instagram Stories portandola a un massimo di 1 minuto. Il problema è che una delle metriche più valutate e più importanti per l'algoritmo è proprio il watch time, e questo vale sia per le Instagram Stories sia per i tuoi Instagram Reel. Che cos'è il watch time? Il watch time è il tempo di permanenza medio dell'utente all'interno del contenuto, quindi quanto il contenuto viene visto dall'inizio alla fine e da quante persone. Più il contenuto è visualizzato per intero dalle persone che guardano le tue stories, più probabilità c'è che l'algoritmo mostrerà la tua storia o il tuo contenuto ad altre più persone ancora. Quindi, chiaramente, più è breve l'Instagram Stories che stiamo creando, meglio è. 15 secondi quindi è il timing consigliato, che poi era la durata originale delle Instagram Stories. Chiaramente potresti essere bravissimo nel mantenere alta l'attenzione, ma se devi fare un discorso lungo che dura 1 minuto, ti consiglio di spezzarlo piuttosto in 4 storie da 15 secondi piuttosto che far durare 1 minuto, proprio per evitare il drop di visualizzazioni dovuto al watch time basso del contenuto stesso. La terza strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories è quello di pubblicare la tua prima Instagram Stories entro le ore 10 del mattino, e adesso ti spiego il perché. Se tu pubblichi la storia al mattino appena ti sei svegliato e soprattutto entro le ore 10, hai più probabilità poi che la tua Instagram Stories sia guardata e vista anche durante il giorno dagli altri utenti che si collegheranno e che magari non guarderanno subito il tuo contenuto. Quindi pubblicare entro le 10 della mattina ti permette di andare a prendere tutte quelle persone che guardano il telefono nelle prime ore del mattino, magari prima di andare a lavorare, ma anche di andare a prendere poi tutte le altre persone durante il resto dell'arco della giornata, quindi coloro che invece utilizzeranno, magari consumeranno più contenuti durante la giornata. In più, avendo accumulato più visualizzazioni soprattutto nelle prime ore, è più probabile che l'algoritmo mostrerà la tua storia in cima anche alle persone che si collegheranno in un secondo momento. Ora, prima di passare alla quarta strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories, ti voglio invitare, se ancora non l'hai fatto,
a iscriverti al mio webinar gratuito Domina il gioco su Instagram. È un webinar completamente gratuito nel quale ti spiego step by step il mio metodo per creare, far crescere e monetizzare con successo la tua pagina Instagram, anche se parti completamente da zero. Quindi se vuoi sapere come fare nel dettaglio, clicca nel link che trovi qui sotto nella descrizione e iscriviti subito alla lezione gratuita. La quarta strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories è quella di utilizzare sticker e pull interattivi all'interno delle tue Instagram Stories, in particolare all'interno della tua prima Instagram Stories. Come ti ho detto anche in uno dei consigli precedenti, il primo consiglio che ti ho fornito all'interno di questo video, la tua prima Instagram Stories, soprattutto se preceduta da una pausa di 24 ore, otterrà un maggior numero di visualizzazioni, più o meno pari al 25-30% in più. Inserendo uno sticker interattivo vai ad aumentare la probabilità di raggiungere questo aumento di visualizzazioni, perché una delle altre metriche valutate dall'algoritmo sono proprio le interazioni ottenute all'interno non solo dei nostri contenuti Instagram ma anche delle Instagram Stories. Quindi quanti più like ricevi, quanti più commenti ricevi, quante più interazioni anche attraverso gli sticker interattivi ottieni, più il tuo contenuto sarà visualizzato da un numero maggiore di persone. Quindi incentiva l'interazione dei tuoi follower inserendo uno sticker interattivo, facendo loro una domanda dalla prima Instagram Stories e portando avanti questo trend ogni 2-3 stories. Quindi ogni 2-3 stories, magari solo scritte, ricordati di inserire poi uno sticker. Questo permetterà all'algoritmo di riportare in su le visualizzazioni, perché chiedendo un'interazione crei una determinata attività che mantiene l'attenzione dell'utente non solo dall'inizio alla fine del tuo set, ma anche proprio farà capire all'algoritmo che quello che stai pubblicando è interessante e fa interagire l'utente con le tue Instagram Stories. Quindi mi raccomando, utilizza i pull e gli sticker interattivi perché sono davvero fondamentali. La quinta strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories è quello di chiedere alle persone di interagire rispondendoti tramite un messaggio in direct. Questa è una delle mie strategie preferite, una di quelle che ho visto essere la più efficace e tra l'altro è un ottimo strumento anche di vendita, soprattutto se utilizzato in maniera strategica e utilizzando anche ManyChat, che è uno dei miei strumenti preferiti in assoluto del 2024, ma non solo, perché lo utilizzo già da vari anni. Come faccio a generare una risposta nei miei direct? Invece che mettere il questionario, quindi il box domande classico che tendenzialmente riceve un numero non troppo elevato di interazioni, poi dopo dipende sempre chiaramente da come è stata formulata la domanda, però invece che fare una domanda e chiedere di rispondere all'interno del box domande, chiedi di rispondere direttamente in direct. E ovviamente più la domanda è specifica sul caso dell'utente, meglio è. Per esempio, la mia pagina Instagram marketing, business marketing, ok? Quello che devo andare a fare io è fare una domanda che faccia leva su un problema, un desiderio del mio pubblico per riuscire a ottenere il maggior numero di risposte possibili. Come faccio a farlo? Formulo la mia domanda e poi chiedo chiaramente dimmi la tua, dimmi come la pensi in DM. Più la domanda è specifica e più è rivolta all'utente finale, meglio è e più probabilità avrai di ottenere delle risposte. E io ho due categorie di contenuti che ho visto funzionare particolarmente bene in questo modo. Il primo è rispondimi in DM per avere un contenuto gratuito, quindi l'anno scorso avevo creato una challenge, una sfida che durava tutto il periodo di Natale, in realtà antecedente al Natale, quindi dal 1 di dicembre al 25 di dicembre, dove ogni giorno le persone potevano ricevere una sfida in DM da parte mia ed era una piccola sfida che gli permetteva di ottenere un determinato risultato su Instagram. Quindi il primo giorno magari gli spiegavo come ottimizzare la bio, il secondo giorno gli spiegavo come ottimizzare le stories, eccetera eccetera. Per ottenere questa sfida loro dovevano commentare una determinata parola nei miei DM, quindi rispondendo alla storia che mettevo loro dovevano commentare per esempio con il numero 1 e io gli inviavo poi in automatico attraverso ManyChat la risposta e quindi la sfida del giorno 1. E questo l'ho fatto per tutti i 25 giorni e ha funzionato benissimo. Le mie Instagram Stories erano schizzate alle stelle, avevo un sacco di interazione. Chiaramente non sempre è possibile avere questa prima categoria, quindi qualche volta lo possiamo fare ma non sempre, ripeto, è possibile. Seconda tipologia invece è proprio quella di chiedere di esprimersi e di parlarmi di un loro problema. Esempio, so che molti di voi sono qui perché vogliono capire come far crescere la loro pagina Instagram. Qual è il problema numero uno che stai riscontrando nel far crescere la tua pagina Instagram? Scrivimelo in DM rispondendo a questa storia e vedremo insieme cosa posso fare per aiutarti a risolverlo. Questa è la seconda categoria chiaramente di Instagram Stories che puoi creare ed è anche questa super efficace, perché come hai visto, come ti ho appena spiegato, è una domanda che fa leva su un problema, un desiderio del tuo pubblico, quindi della persona che sta guardando la tua Instagram Stories. Non è un
una richiesta personale, ma è un apriti con me. Quindi stai catturando l'attenzione delle persone ed è molto probabile che poi loro chiaramente vorranno scriverti un messaggio, soprattutto se desiderano avere un contatto con te e imparare qualcosa in più da parte tua. La stessa strategia per triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories invece è quella di variare il format, e questa secondo me è una delle cose più divertenti. Non pubblicare tutte le tue Instagram Stories, tutto il set, solo con per esempio video parlati, ma cerca di variare ogni storia. La prima storia potrebbe essere una tua foto, la seconda storia potrebbe essere un tuo video, la terza storia potrebbe essere lo sfondo, uno sfondo colorato con una scritta bianca sopra, la quarta potrebbe essere un layout di quattro foto, immagini con una scritta sopra. Cerca di variare, sbizzarrisciti e diversifica proprio il tuo contenuto, le tue Instagram Stories. Più sarai abile nel creare uno storytelling proprio anche a livello visivo che possa catturare le persone, quindi dare, spezzare ogni volta con qualcosa di diverso, più è probabile che gli utenti rimarranno fino alla fine del tuo set, che come abbiamo già visto in una delle altre strategie che ti ho rivelato all'interno di questo video è una delle cose più importanti. Quindi divertiti a variare format per ogni storia che vai a pubblicare. Bene, per questo video su come triplicare le visualizzazioni all'interno delle tue Instagram Stories è tutto. Io spero davvero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciami un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Noi poi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video su Instagram marketing e business online. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!